qui a Barcellona, oggi è il sesto giorno di protesta dopo che lunedì è arrivata la sentenza che riguarda 9 indipendentisti catalani accusati e condannati per reato di sedizione per il processo del 1 ottobre del 2017. A questa sentenza assurda la risposta della Catalogna è stata subito molto forte e molto imponente. E infatti da lunedì che ci sono per tutte le strade della Catalogna assemblee popolari, cortei, organizzati e non. Ieri la giornata più importante c'è stato lo sciopero generale chiamato dai sindacati indipendentisti, che ha visto la partecipazione di migliaia e migliaia di persone, un vero e proprio tsunami di persone che ha attraversato l'intera città qui a Barcellona. Infatti sono arrivate da tutte le parti della Catalogna le 5 marce che da 2 giorni sono partite da varie parti della Catalogna per arrivare qui a Barcellona al primo appuntamento della giornata, che era a Plaza Universitat. Quello che stiamo provando a fare con questo video è cercare di raccontare quello che sta succedendo, in particolare rompere il silenzio dei media, che non stanno assolutamente raccontando ciò che sta succedendo qui, ma stanno nascondendo e oscurando quello che è un vero e proprio movimento di massa popolare, concentrandosi soltanto su quelli che sono gli scontri tra polizia e manifestanti. Inoltre crediamo che sia fondamentale e importante la nostra presenza qui e la solidarietà al popolo della Catalogna, perché crediamo che questa sentenza non vada a colpire e riguardi soltanto i 9 indipendentisti catalani, ma riguarda tutti noi, perché qui si parla di democrazia, del diritto al dissenso politico, perché non si può rispondere a quelli che sono i problemi sociali e i problemi politici con la carcerazione e con la criminalizzazione del movimento. Crediamo quindi che sia fondamentale essere qui presenti durante queste giornate di lotta, perché il carcere non può essere una risposta. Questo sta accadendo nel cuore dell'Europa e quindi noi non possiamo girarci dall'altra parte, ma gridiamo con forza amnistia e libertà per i prigionieri politici.